E ora parliamo di Ipazia, Ipazia di cui a suo tempo all'uscita del film del regista cileno Amenábar tutti abbiamo parlato fin troppo, e fra le tante voci che ci parlavano di Ipazia, una in particolare c'era sembrata avere una vera competenza, la voce di Silvia Ronchey, che è qui con noi, che saluto. Buongiorno Silvia Ronchey. Buongiorno. E che insegna filologia classica e civiltà bizantina all'Università di Siena, e il suo studio, la sua ricerca, la sua attenzione su Ipazia è confluita in un libro che esce ora per i tipi della Rizzoli, Ipazia, la vera storia. Lo dico subito, è un libro molto bello, narrativamente bello, ma soprattutto ricco, con tutto un apparato anche di note che però sapientemente ha tenuto in una seconda parte del libro, in modo che lo si può leggere un po' su due binari. Allora, Ronchey, per parlare di Ipazia, lei dice giustamente che occorre in primo luogo decongestionarla da tutte le interpretazioni che di lei sono state date, che sono una lunga storia queste interpretazioni. C'è la lettura femminista, la lettura illuminista. Sì, Ipazia, come quasi sempre l'oggetto storico, è fatta di una serie di stratificazioni, di concrezioni, di passati presenti e presenti passati, che vengono a influire poi sulla percezione che se ne ha. Si fa sempre storia del presente, come diceva Croce, non bisogna mai stancarsi di ricordare che noi siamo totalmente influenzati dal nostro tempo quando facciamo storia, ma proprio per questo, proprio ricordandolo, è importante riuscire a eliminare queste stratificazioni successive una dopo l'altra, per arrivare a un nucleo filologico, un nucleo storico, un nucleo che possiamo chiamare di verità, con tutta la relatività, lo scetticismo e l'attenzione, la cura che dobbiamo avere verso questa parola molto impegnativa. D'altro canto, queste stratificazioni, queste concrezioni ci dicono molto, ci raccontano intanto la storia del nostro pensiero, e quindi noi possiamo rivisitare attraverso l'interazione di una storia antica, di una storia passata, tanto più di una storia traumatica, impressionante come quella di Ipazia, possiamo rivisitare gli andamenti, i flussi e riflussi, e comunque possiamo rivisitare la nostra storia culturale, ma per apprenderne qualcosa, cioè per apprenderne cosa appunto eliminare dalla zavorra, per appunto raggiungere la possibilità quantomeno di istruire, diciamo, ecco, un processo. Ecco, infatti questo libro è una specie di, cioè a un certo punto si presenta quasi come un processo in cui si parte dalle cose, dalle poche cose che si conoscono, e pian piano si ricostruisce attraverso gli attori in campo, gli attori che sono anche nella storia, poi, come lei giustamente dice, che cosa è realmente o almeno ipoteticamente accaduto. Allora, innanzitutto, che cosa sappiamo realmente di Ipazia? Poco, ma neanche pochissimo. Poco, ma non pochissimo. Sappiamo che Ipazia era una donna straordinariamente bella. Come lo sappiamo? Questo lo sappiamo attraverso i frammenti riportati da un lessico bizantino del X secolo, scritto da un dotto enciclopedista bizantino di nome Suidas, che riporta i frammenti della vita di Isidoro, che è stato l'ultimo sacerdote del tempio di Serapide, del Serapeo di Alessandria, scritta da Damascio, un quasi contemporaneo di Ipazia, che era l'ultimo scolarca invece della scuola platonica di Atene. Qui io vorrei fare una premessa, perché ci sono state molte, come dire, fantasie su Ipazia, quest'idea, ciò che Ipazia non è stato, no? Cioè quest'idea che Ipazia possa essere stata una scienziata che ha addirittura anticipato con le sue scoperte la rivoluzione scientifica moderna. Questo era in parte anche nel film di Amenábar, l'idea che fosse stata una proto-femminista, l'idea che avesse comunque un'originalità di pensiero filosofico specifica, che avesse portato delle innovazioni, che poi la persecuzione ecclesiastica, la bieca persecuzione ecclesiastica cristiana ha reso, diciamo, indisponibili, o attraverso una distruzione diretta dei suoi libri, dei suoi scritti, o comunque attraverso la dissoluzione della sua scuola.
Ecco, questo è francamente, per chi conosce Bisanzio, è francamente impossibile, nel senso che Bisanzio è il luogo della tradizione. Non c'è davvero, soprattutto nel mondo tardo antico, che così direttamente si connette, anzi possiamo dire il V secolo siamo già in piena età bizantina, nel senso che nel IV da Costantino lo siamo e sicuramente siamo un secolo dopo l'editto di tolleranza di Costantino. Il cristianesimo è diventato nel frattempo da tollerato a in qualche modo imposto con l'editto di Teodosio, ma comunque siamo decisamente a Bisanzio. Ora, all'interno della cultura bizantina nulla si perde, nel senso che noi abbiamo una continuità in tutta una serie di, non saprei come dire, davvero c'è un piano sequenza dell'attenzione verso la tradizione delle opere degli antichi e tanto più delle opere di un filone come quello del pensiero platonico, che non si estingue mai lungo tutto il millennio bizantino. Non si estingue nonostante la distruzione della biblioteca di Alessandria, nonostante appunto le persecuzioni verso alcune figure. Assolutamente no. Anzi, possiamo dire, e questo lo hanno intuito parlando appunto di anche mistificazioni o comunque sublimazioni o deformazioni della figura di Ipazia, però ci sono due letture che sono interessanti, quella di Diderot che inaugura la lettura illuminista, quindi se vogliamo molto anticristiana, nell'articolo, nella famosa voce Eclectisme dell'Encyclopédie, e quella di Chateaubriand, che invece è un pensatore cristiano, esperto fra l'altro di martiri e di martiri, che però convergono in questa convinzione, che è assolutamente corretta storiograficamente e anche culturalmente, che il V secolo non sia questo secolo di decadenza che noi percepiamo dall'Occidente, con sguardo occidentale, pensando alla data fatidica del 476, caduta dell'impero romano d'Occidente, caduta silenziosa, come diceva Arnaldo Momigliano, il grande storico, che in realtà non fu significativa. Il V secolo, al contrario, è la vigilia di una grande rinascita della paideia classica, dell'educazione classica, della cultura classica, che avviene attraverso il filtro, diciamo, della ricostruzione di un sistema filosofico in chiave cristiana. Ecco, tuttavia però Ipazia fu uccisa, e Ipazia fu uccisa da un potere cieco. Adesso vedremo di quale potere in particolare si è trattato, ma ecco le altre cose che sappiamo di Ipazia. Allora, che era scienziata, sì. Sappiamo che era bella, sappiamo che era figlia di un grande intellettuale, anzi probabilmente più importante di lei, se non avesse fatto Ipazia questa terribile fine, per gli scritti che possediamo di lui. Teone aveva voluto fin dall'infanzia fare di questa figlia una grande intellettuale. Era un astronomo e possiamo ritenere anche un esoterista, un teurgo. Insegnava all'interno del museo di Alessandria, connesso sicuramente con il Serapeo, e aveva trasmesso a sua figlia tutto ciò che sapeva, ma sua figlia, ci dicono le fonti, volle fare di più, volle conoscere di più. La sua formazione spaziò oltre, proprio si usa questa espressione quasi geografica, i domini del padre, i territori, nel senso che fu anche proprio filosofa in senso stretto. Voi però naturalmente non abbiamo scritti di Ipazia, non abbiamo assolutamente nulla, non abbiamo nulla. Parole sue, però sappiamo appunto della grandezza di queste sue ricerche, di questo non dubitiamo, cioè, anche se non sappiamo, non ne conosciamo i termini. Ma grandezza certamente noi abbiamo. Cioè il fascino che ha esercitato assieme appunto alla sua bellezza, però c'era anche un sapere, probabilmente anche un sapere di maestra, no? Con questi allievi. Sì, lei era bellissima, era coltissima, aveva una conoscenza tecnica delle materie che aveva imparato dal padre e aveva una conoscenza filosofica e quindi anch'essa tecnica delle dottrine platoniche. Ma questo, il fatto che non ci sia rimasto nulla di scritto, non deve assolutamente stupire, perché l'insegnamento platonico all'interno delle eterie platoniche aveva un doppio livello, almeno doppio, forse anche più frastagliato. Comunque aveva un livello, diciamo, esoterico, cioè aperto a tutti, e un livello iniziatico, esoterico.
che era limitato a un certo numero di studenti superiori o comunque degni di essere iniziati. Quindi non faceva parte del suo ruolo, che era quello di una maestra, di una grande iniziatrice, e qui riprendo le parole di un altro grande testimone della storia di Ipazia, che è Sinesio, divenuto a un certo punto anche vescovo cristiano di Tolemaide, e che è un allievo di Ipazia e dal cui epistolario, che è una sorta di grande biografia collettiva di questa giovane classe intellettuale egiziana, tormentata anche da questo passaggio tumultuoso di consegne ai vertici, parlo proprio delle consegne politiche, insomma, burocratiche, di una nomenclatura, di una nuova nomenclatura che deve essere cristiana, perché ormai il cristianesimo è diventato religione di Stato. In questa situazione Sinesio ci racconta di Ipazia, ci racconta delle sue lezioni, ne parla con entusiasmo Tra l'altro lei riporta anche assoluto. un pensiero bellissimo di Sinesio, là dove dice che l'astronomia è vicina alla teologia, perché appunto parla della verità delle cose, da uno sguardo da lontano. Senta, ma allora, perché e da chi viene uccisa veramente Ipazia? E perché questo grande accanimento fu fatto a pezzi, no? Fu lapidata, furono strappati gli occhi, eccetera. Appunto, questa donna, bella, sapiente, comunque sia, anche se non ha anticipato la fisica moderna, ma comunque si può ipotizzare che potesse essere andata molto avanti Non è assolutamente da escludere, diciamo che non era quello che interessava a loro. A loro Ecco. interessava una conoscenza iniziatica che era principalmente filosofica, in cui l'astronomia e la teologia platonica venivano a convergere in una peculiare metafisica che inglobava in definitiva quella che il cristianesimo stava costruendo, peraltro, voglio dire, in termini di edificio teologico. Ecco, chi ha avuto paura di questo sapere e anche di questa donna, diciamo? Sì, abbiamo visto che Ipazia era sicuramente una rappresentante della tolleranza pagana, nel senso aveva studenti cristiani che ammetteva all'interno del suo circolo di iniziati. Abbiamo però anche visto che lei era una tipica sacerdotessa, maestra nel senso proprio quasi proto-massonico, di gran maestro, di una fratria, di una eteria platonica. All'interno di un mondo come quello alessandrino, dell'Alessandria d'Egitto, questo mondo ricco e coltissimo, era la capitale culturale, possiamo dire, dell'impero in quel momento, esisteva ancora un nucleo di, chiamiamola così, di classe dirigente, di aristocrazia, sia intellettuale sia proprio in senso così dinastico, che faceva capo a lei per ottenere consigli, per ottenere anche indicazioni direttive di comportamento che implicavano evidentemente il comportamento politico e le scelte politiche. Del resto, di nuovo, le fonti ci dicono che Ipazia era politiché. Politiché si traduce in questo periodo non come potremmo pensare politica nel senso di uomo politico, che poi oggi tra l'altro è parecchio squalificato, ma vuol dire proprio persona che ha senso civico. Ed era venerata, questo ce lo dicono, da tutta la cittadinanza per l'equilibrio, per la Ecco, moderazione. invece però allora i nemici? I nemici di Ipazia sono queste frange intolleranti del cristianesimo egiziano, che fanno capo a un giovane ambizioso, collerico, umorale e caratteriale vescovo, Cirillo di Alessandria, in seguito divenuto santo e tuttora santo Santo della e Chiesa. dottore della Chiesa, sì. Doctor Incarnationis, fra l'altro di recente, nell'Ottocento, e non a caso forse sotto un papato particolarmente attento alla lotta contro, diciamo, le incarnazioni moderne post-risorgimentali di un certo neopaganesimo, quindi forse non a caso, Cioè, però c'è quale papato? Papa Leone, naturalmente, che ha reso Doctor Incarnationis, però c'è da dire che anche di recente Papa Benedetto XVI, in una
commemorazione, in un ricordo di Cirillo d'Alessandria, ha elogiato con grande nettezza il suo governo politico e non ha speso neanche una parola. Sorvolando sulle ombre, diciamo. Sì. Ecco, allora il ruolo di Cirillo nella morte di Ipazia, ma anche in questa, come dire, atmosfera che si viveva ad Alessandria, in questi conflitti. Ecco, quanto premesso serve a mostrare tutto sommato l'eccezionalità della posizione estremistica, violenta, brutale, fanatica di un personaggio come Cirillo. Nel senso che il quale però aveva i suoi seguaci. Aveva. Sì, io non dico che Cirillo fosse un caso isolato. Qui si pone, al momento, siamo all'indomani dell'editto di tolleranza di Teodosio, si pone il problema del ruolo della Chiesa e della gerarchia ecclesiastica nel governo dello Stato. E quindi qui naturalmente sorgono conflitti, sorge il problema del rapporto con la comunità ebraica, sorge tutta una serie di tematiche che sono nuove. All'interno di questi problemi Cirillo sceglie tematiche che sono nuove e che ci portiamo dietro anche oggi. Portiamo dietro ancora oggi. Cioè, sì. A mio avviso il problema vero della mistificazione che sicuramente c'è stata da parte cattolica e curiosamente non invece nelle fonti ecclesiastiche bizantine, quindi da parte della Chiesa ortodossa, in realtà è il problema del rapporto Stato-Chiesa, e cioè della liceità, dell'ingerenza della Chiesa nel governo temporale. Ingerenza che per il mondo bizantino era esclusa, e tant'è vero che Cirillo è condannato apertamente da tutte, concordemente alle fonti anche ecclesiastiche bizantine, fino alla fine dell'impero, mentre invece ritroviamo nella letteratura, tra virgolette, papista occidentale, una posizione di difesa a oltranza e di copertura dell'operato di Cirillo che, a mio avviso, ma posso sbagliare, è spiegabile esclusivamente vedendone il campione nel quadrante orientale, quindi laddove non c'era un governo della Chiesa, il campione di questa tendenza di legittimazione di un governo temporale, di un'ingerenza giurisdizionale della Chiesa nelle cose dello Stato, che, ripeto, a Bisanzio è sempre stata esclusa. Detto questo, la Chiesa ha chiesto perdono a tutti, forse anche a troppi, ed è veramente curioso che questo non sia avvenuto per un caso così grave. Cioè, qui siamo di fronte al linciaggio di una persona che non era certamente un public enemy, non so come dire. La politica della Chiesa cristiana e anche della corte di Costantinopoli, della giurisdizione e della giurisprudenza imperiale tendeva a scoraggiare i pubblici culti pagani, ma certamente non aveva nessun intento persecutorio verso il paganesimo filosofico. Non perseguitarli, certo. Assolutamente. Beh, e d'altra parte qui sta l'ambiguità del chiedere perdono così storicamente, diciamo, che tutti abbiamo apprezzato naturalmente, però bisogna essere disposti a cambiare ora il proprio atteggiamento, no? Quindi a rivedere ora i rapporti con il potere e tra lo Stato e la Chiesa. Questo credo che sia uno dei tanti temi di attualità. Abbiamo detto all'inizio che noi facciamo sempre storia del presente. Credo che uno degli elementi di attualità per chi si occupa proprio di Chiesa, di problemi della Chiesa, sia questo, cioè l'incarnarsi. Se Ipazia è un'icona, e lo è sempre stato, un'icona di tolleranza, di laicità, di lotta agli integralismi, ai fondamentalismi, di moderazione, di senso della critica, di inclusione rispetto a questa esclusività in qualche modo dogmatica dei monoteismi, certamente io credo che l'icona che Cirillo rappresenta, con il suo berretto copto tipico e con le croci con cui ci è rappresentato nell'iconografia copta, ma non in quella bizantina che lo detestava, io credo che l'icona sia proprio questa, cioè questa volontà di ingerenza, questo senso di urgenza, di una missione che Cirillo ha di sovrapporsi contrapporsi al potere statale. Questo porterà sul piano storico alla secessione, prima dogmatica e poi anche politica, con l'invasione araba della provincia d'Egitto dall'impero bizantino.
porterà anche a una sorta di empatia tra la Chiesa cattolica e la Chiesa copta, che porterà all'inizio di questo secolo anche a una sorta di comunione, insomma, dottrinale, nonostante si tratti di una Chiesa monofisita, almeno sulla base delle dottrine cirilliane che l'hanno nutrita. Cioè che riconosce una sola natura nel Cristo. Riconosce, nega, diciamo, la natura umana, ecco, del Cristo, insomma, poi ovviamente è una cosa complicata, comunque c'è una dottrina dell'incarnazione abbastanza complessa. Ecco, e comunque lei finisce questo libro dicendo sia stata una studiosa, una sacerdotessa, una aristocratica eccentrica, chiunque Ipazia sia stata, noi staremo sempre dalla sua parte. Sì, questo voglio dire, io credo che Ipazia, nonostante tutto, debba la sua persistenza nella storia della cultura al fatto di essere davvero la bandiera della mentalità dell'amore per la libertà del pensiero, esattamente, sì. L'amore della libertà del pensiero, della ricerca della verità, che appunto è sempre una ricerca e non è mai una verità data. E questo è quello che Ipazia rappresenta, un'icona di equilibrio, di universalità anche, e di opposizione agli integralismi. Io ho trovato che nel film di Amenabar un elemento fosse molto riuscito, anche se provocatorio, in un contesto che era invece piuttosto forzato, e possiamo inserirlo chiaramente nel filone illuministico, neoilluministico, che vede nel cristianesimo la decadenza della polis, della politica in quanto tale, tout court, cosa ecco, che naturalmente qual era sentito. L'elemento positivo? L'elemento positivo è, secondo me, la presentazione, ripeto, volutamente calcata, di questi parabalani, cioè di questa milizia cristiana pseudo-monastica, questi barellieri infermieri che sono la force de frappe di Cirillo e che sono anche gli assassini di Ipazia, sono rappresentati anche nell'accento con cui parlano nell'originale come degli terroristi islamici. Quindi parliamo di integralismi, parliamo di fondamentalismi, parliamo di contrapposizioni di civiltà, ma attenzione, siamo stati anche noi talebani. Ecco, i talebani possono essere ovunque. Bene, io ringrazio molto Silvia Runchei, ricordo il suo libro, veramente un bel libro, Ipazia, uscito da Rizzoli. Vi invito a visitare il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare tutte le indicazioni sugli argomenti di oggi e dove presto troverete anche l'intera conversazione con Adriana Zarri. Dunque domani, domenica, chiudiamo il libro del Levitico con i capitoli dedicati al grande giubileo, non una pratica delle indulgenze, ma un grande sogno di riposo per la terra, liberazione degli schiavi, restituzione dei beni ai poveri e del perdono di Dio con Carmine di Sante. Volevo ancora dire che questa settimana troverete in podcast la richiestissima puntata Pasqua ebraica, anzi in due tranche, Pasqua ebraica, Pasqua cristiana con Paolo De Benedetti, una registrazione del 1998. Ringrazio naturalmente molto tutte le persone che l'hanno custodita e ce l'hanno restituita, e ricordo che c'è anche però il libro uscito nella nostra collana Uomini e Profeti della Morcelliana. Allora ringrazio la redazione, Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi che è la consulente musicale, Paola Brei che ci ha assistito per la parte tecnica, grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo.